Vabbè, ciao a tutti bastardi, oggi siamo qui io e Stefanello per farvi vedere un prodottino nuovo che deve ancora uscire, credo. Com'è che si chiama? Amo Started Kit by Daone. Daone. Eccoci qua con Amo Started Kit by Daone QR Code Scratch and Check per l'originalità. Daone Tech, sito, pagina Facebook, pagina Instagram. Abbiamo Amo 19 mm Starter Kit, una coil, un altro prodottino con la presa USB Type-C, un manuale, carta di garanzia, 2 ml, airflow regolabile, tappo magnetico. Qui ci dice, cosa molto interessante, pass through, quindi quando è sotto carica la potete usare, e che è carica rapida tramite cavo Type-C, e cosa molto 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 interessante, che è compatibile con le coil della Barrel, sempre di Daone. Benissimo, andiamo a vederla. Confezione molto minimal. Qua abbiamo il nostro libretto di istruzioni. Amo 19 User Manual. Qui vi fa vedere come rifillarla, come ricaricarla. Istruzioni solo ed esclusivamente in inglese. Qui vi dà le specifiche. Appunto, 5 click per accenderla. Una batteria da 1100 mAh, cosa molto interessante. 2 ml di capacità. Il contenuto, anche qui appunto vi dice all'interno c'è una coil da 0,8, ma è compatibile con le coil da 1,2 e 1,6 della Barrel. Flavor device, quindi è un prodottino più per il flavor. Cavo USB Type-C, anche nelle sigarette elettroniche ora hanno iniziato a inserire il cavo di tipo C come sui cellulari, per rendere lo standard uguale. Coil molto molto particolare, vi è solo questa piccola fessura dove passa il liquido, 0,8 ohm da 3,6 a 4,2. Vi è una specie di ghiera dove non vi fa vedere il cotone all'interno. Non potete inizializzarlo come tanti vari tipi di kitaio, che bagnate prima il cotone qua, bagnate il cotone sulle fessurine per poterli inizializzare. Questa dovete mettere il liquido all'interno del tank e aspettare 10, 20, mezz'ora prima di poterlo usare. Molto molto semplice, con l'airflow che si apre e si chiude, non vi è un fine corsa. Devo dire che l'asola dell'aria è parecchio grossa. Due o-ring per detenere il tank si rimuove, e appunto c'è il contatto del positivo che va a fare contatto con la resistenza. 5 click si accende, 5 click si spegne, due o-ring che fanno veramente veramente una bella tenuta. Questo serigrafia save è il limite del liquido quando voi dovete rifillare. Ora andiamo a inserire la resistenza. Vi faccio vedere appunto il tappo magnetico. E ovviamente ora inseriamo la resistenza, portata ben abbattuta, inseriamo il tank. Io comunque cercherò di infilare un po' di liquido all'interno della coil, giusto per avere un po' di liquido all'interno. Lo proveremo con il Ginevra di Dago. Ora che ho riempito, vado a invitare l'estremità del cap, che andrà ad avvitarsi sul filetto della testina. Ecco fatto, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di swap. Allora, come avete potuto vedere dalla visione dall'alto, un prodottino proprio bellino, piccolino, 19 mm, coil da 0,8 e nelle stesse istruzioni dice prodotto dal Flavor, compatibile anche con le coil della Barrel. Che è un altro kit di Daone. La coil è rimasta lì a bagno per quanto? Una decina di minuti. Apriamo tutta l'aria. Primo tiro in assoluto. Tira vuoto. È la prima volta che la proviamo, eh? Tanta roba, ragazzi. Veramente, veramente spettacolare. Ricordiamo che dentro c'è il Ginevra di Dago e Liquids,
veramente spettacolare. Allora, dammi il tappino, lo mettiamo sotto che mi piace di più. Non è potentissimo. Cioè, allora ragazzi, io ho iniziato a svappare nel 2012, no? Gli starter kit del 2012 erano delle cose obrobrie. Cioè, se tutti gli starter kit moderni sono come questa qua, sì, paura. Poi mi dà la sensazione che sti due ring qui tengano molto bene, non so, mi dà l'idea di solidità. Io sono già subito alla prima svarpata sono rimasto piacevolmente colpito, perché soprattutto il liquido lo conosciamo molto bene. Sì, devo essere sincero, qua non esce il gin. No, io lo sento. Aromaticamente esce bene. Pensavo che l'area era più aperta, invece è da flavor. È flavor, proprio centrato. Un flavor ristretto. È piccola, pesa poco, costerà anche poco. Mi sta nel taschino. Sì, c'è da dire che a me i sistemi a tubo così non mi piacciono da tenere in mano. Se ci fosse stata l'attivazione sotto come tubi, mi sarebbe piaciuto di più. Perché non mi piace il tubo con lo schiacciamento di qua. La spinta non è potente, è un flavor, è proprio un tiro da flavor. Saremo su 15 watt. 15 watt. Proviamo da guancia, chiudiamo un po' l'area e vediamo com'è. Sì, ma è sempre comunque un tiro... È proprio flavor. Però anche con l'aria praticamente chiusa, abbiamo solo una piccola feritoia aperta, farla vedere. Veramente, veramente valido. C'è proprio un forellino piccolino. Come sapete, noi non siamo amanti tanto di queste robe qua. Solo Giaccone è un po' patito di queste cose tutte piccoline, tutti sti cazzilli qui. E devo dire che le ultime cose che stiamo provando mi lasciano veramente, veramente stupito. Allora, il tiro da guancia non... secondo me non è possibile. Ma infatti da guancia c'è la Barrel. Appunto, che acquisterò. E io penso, credo, che se qua dentro gli mettete le coil della Barrel da 1.6 potreste ottenere un tiro da guancia. Piuttosto arioso, però... Io sinceramente per incominciare potrei anche consigliarla. Io la consiglio vivamente, gli do un bel 9. Ovviamente... Signore, non vi durerà tutto il giorno, perché quanto è? 1100 mAh, quindi un prodotto da 19 mm con una batteria da 1100, ne avete finché non mai. Sì, però non gli dura tutto il giorno. No, perché comunque hai una coil da 0.8. Questa qua non dura tutto il giorno. Quindi quello lì è un po' la pecca, perché comunque se non andate in giro con un power bank e il cavo apposta, perché c'ha un Type-C. È un Type-C. Adesso, oggigiorno, tutti i cellulari Android hanno il Type-C. Che però... con questo cavo avete anche la ricarica veloce, quindi ci mettete anche poco a ricaricare, non so quanto, però. Magari in 20 minuti, mezz'ora la ricaricate. Non ho avuto ancora modo di ricaricarla e vedere quanto ci impiega. Allora, il prodottino quanto costa? Non ho idea. Costerà sui 30-40 dollari, non si sa ancora, però 20 euro? Noi non lo sappiamo. 25 dollari? Comunque dai 25 ai 40, facciamo così, dai, stiamo largo. 40 non penso proprio. Le resistenze della barra, che va bene qua, costano 3,50 euro o qualcosina meno, qualcosina in più in vari siti. Alla fine funziona bene. Funziona veramente, veramente da Dio. Vabbè, dai, io per iniziare la consiglio, sinceramente. Consigliatissima. Ovviamente, se volete iniziare con un tiro, anche se da flavor, ma comunque da polmone. Cioè, chi vuole iniziare per un tiro da guancia, cioè, non so se va bene. Lo mettete nel taschino della camicia. Col tappino. Lo mettete ovunque. Piccolina, bella, varie colorazioni, basta. Amo Starter Kit. Vai da One. Se vi è piaciuto il video, piacciato, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale Giaccone X Vapo. Recensiteci su favorito.it, che trovate il link qui sotto in descrizione. Con l'ultima svapata di Stefanello, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao.